tumore da operare e le probabilità di vita incerte, l'ex GFina Giulia Salemi ha dovuto avere a che fare con una diagnosi come fulmine a ciel sereno. L'abbiamo conosciuta a 360 gradi nella famosa edizione del Grande Fratello VIP, molto apprezzata anche dallo stesso Alfonso Signorini, tanto che ha deciso di metterla al suo fianco nelle puntate in diretta delle successive edizioni del reality. Parliamo di Giulia Salemi, e di quell'esperienza in cui conobbe il suo attuale compagno Pierpaolo Pretelli. Dopo un lungo periodo al fianco di Signorini, leggendo le reazioni del pubblico sui social durante le puntate del GF VIP, la Salemi ha avuto anche l'opportunità di aprire uno spazio solo suo, dove intervista persone dello show business facendole aprire in uno studio totalmente rosa. L'influencer si è conquistata anche un pubblico vastissimo su TikTok, grazie anche alle sue perle sul make-up, grande passione che ha da quando è piccola. Sul suo canale racconta tutti i prodotti più strani, recensendoli in video. A vederla oggi Giulia è una vera guerriera, non ha avuto paura di farsi spazio nel mondo dello spettacolo e riesce a ritagliarsi sempre una grande fetta di pubblico che la ama. Questa grinta però non è nata dal nulla, bensì come risposta a una sua debolezza di salute. Il tumore di Giulia Salemi e la diagnosi del medico, c'era poca possibilità di vita. Non tutti sanno infatti quello che ha passato nella sua vita. Giulia Salemi ha avuto complicazioni già appena nata, e sua mamma Fariba ha iniziato il calvario tra medici e specialisti. Tosse, difficoltà respiratoria e problematiche di vario genere avevano cominciato ad allarmare la mamma già poche settimane dopo la nascita. Dopo averla data in cura ad un luminare, il medico è riuscito a diagnosticare un'enorme massa tumorale nel petto che le avrebbe tolto la vita di lì a breve. Grazie a una dura operazione durata 5 ore, Giulia è riuscita a salvarsi da questa forma di tumore che cresceva a vista d'occhio. Si trattava di un tumore benigno per fortuna, ma mamma Fariba ha cresciuto sua figlia con la costante ansia che questa massa si ricreasse, perché i medici l'avevano inserita nel ventaglio delle probabilità. La cicatrice e il problema al seno, Giulia lo racconta senza vergogna. Adesso per fortuna Giulia ha superato tutto, ed è in salute, ma una grande cicatrice sul petto le ha fatto crescere un seno diverso dall'altro. La reazione della ragazza al difetto fisico racconta tanto di lei e della sua forza d'animo. Nonostante avesse potuto ricorrere alla chirurgia estetica, ha sempre rifiutato di farlo perché quell'imperfezione le regala il ricordo della lotta per la vita, e così ha scelto di reagire in ogni situazione.